Parliamo adesso del terzo pilastro di un corretto assetto commerciale. Prima di addentrarci nel vivo e andare a comprendere di cosa stiamo parlando, proviamo ad immaginare due set cinematografici. Uno, il primo, con dei mezzi di altissima precisione, all'avanguardia, e l'altro con una strumentazione anni 70. Possiamo immaginare la differenza qualitativa che potremmo ottenere tra i due set cinematografici. La differenza in questo caso la faranno gli strumenti. A parità di regista e di attori, quale film avrà una resa migliore e quindi quale sarà più efficace? In base quindi agli strumenti che avete o che metterete a disposizione del vostro staff, quale dei due set cinematografici volete essere? La scelta è solo vostra. Come poter evitare quindi di essere classificati e percepiti come un set cinematografico anni 70? Prima cosa dobbiamo fare un check, un controllo, e verificare quali strumenti abbiamo adesso a disposizione. Ricordiamoci che siamo nell'ambito commerciale e stiamo parlando di tutti quegli strumenti utili per vendere e far apparire nel miglior modo possibile il vostro hotel a potenziali clienti. Faremo una lista ben dettagliata degli strumenti di cui attualmente dispongo, compresi pure quegli strumenti che non ho mai utilizzato. Una volta definiti tutti gli strumenti, dovremo fare una grossa e lunga attività sull'efficientamento, che apporterà alla vostra azienda dei benefici che neanche immaginate. Mi spiego meglio. Parlando di gestionali alberghieri, spesso e volentieri ci rendiamo conto che il reale utilizzo che un hotel ne fa è, se va bene, dal 5 al 10% del totale delle funzionalità a disposizione. L'efficientamento è proprio questo, ovvero individuare un potenziale che ho, ma che non sto sfruttando. Pensate quali e quanti tipi di informazioni, e quindi di dati utili, anche per attività commerciali sto lasciando inespressi. Andando quindi ad efficientare questo strumento, potremo magari scoprire che determinate risposte che oggi ottengo con diversi file Excel che mi portano via del tempo prezioso, potrei avere in tempi rapidi con un maggior efficientamento. Ricordatevi che ogni minuto in cui non state commercializzando la struttura è un minuto di opportunità in meno. Terzo aspetto importante lo riassumiamo con una domanda. Come avrete notato, siamo soliti fare molte domande stimolo. La domanda è: ho mai pensato se esistono strumenti migliori di quelli che ho? Magari sono quegli strumenti che consentirebbero al mio staff di essere più produttivo. Perché non ci ho mai pensato? Quanti di voi mettono a disposizione del proprio team strumenti che voi ritenete all'avanguardia o che definite ottimi prodotti? Provate a pensarci. Quanti anni fa avete cambiato il vostro gestionale o gli strumenti informatici che oggi utilizzate, sia hardware che software? A quanti anni fa risalgono? Se avete sempre gli stessi strumenti di 3, 5, 8 anni fa, allora i motivi potrebbero essere due. Il primo è: avete la convinzione di avere strumenti efficienti, e il secondo è che non c'è bisogno di cambiarli. Invece sappiamo bene che la tecnologia corre velocissima e ogni mese il mercato ci propone soluzioni alternative eccellenti. E l'ironia è che alcune costano decisamente meno, a volte la metà, di quelli che abbiamo oggi a disposizione. Questa ad esempio è un'attività che noi suggeriamo di fare subito. Mettete in discussione sempre la vostra infrastruttura e i vostri strumenti, perché solo così vi aprirete ad opportunità che oggi non state valutando. È un'attività gratuita che porterà dei miglioramenti ed importanti efficientamenti nell'attività commerciale. Ultimo step è quello della gestione del tempo. Avete mai calcolato quanto tempo si impiega per compiere una o più attività commerciali? E qui rimaniamo sempre nell'argomento dell'infrastruttura degli strumenti. Quindi, perché è importante calcolare il tempo? In base all'infrastruttura che abbiamo a disposizione, possiamo compiere attività commerciali in un'ora o in un giorno. Statisticamente, con un'ottima infrastruttura e degli ottimi strumenti, nella metà del tempo abituale. È comprensibile come da una parte possa essere frustrante per il vostro staff rallentare i processi, per un computer vecchio, per un tablet obsoleto, o banalmente dover ricorrere a file Excel per costruire reportistiche su misura. E dall'altra una perdita economica secca, perché il tempo sprecato, dietro ad un'infrastruttura carente, non si potrà recuperare.